Buongiorno a tutte e a tutti. Questo tutorial è dedicato a capire com'è che si può utilizzare i Google Form. I Google Form hanno gli utilizzi più svariati, ma noi lo utilizzeremo per recepire le iscrizioni degli studenti al proprio corso. Altrimenti se ne potrebbe fare altri per recepire le iscrizioni agli esami del proprio corso o altre cose, tante altre cose ancora. La prima cosa da fare è iscriversi a Google, avere cioè un account Google. Una volta che ci siamo creati un account su Google, si può scrivere nella barra di ricerca di Google Google Form e la risposta che otterremo, la prima, è un link che se cliccato ci porta in una pagina in cui si potrà scegliere di collegarsi ai moduli di Google con un pulsante che c'è in basso a sinistra. Se ancora non ci siamo collegati a Google, verrà richiesto di selezionare il proprio account e inserire la password. In questo modo noi ci troviamo dentro la pagina di Google Form, dove la prima cosa da fare è quella di fare clic sul riquadro con il pulsante con un più colorato, che è quello che ci permette di creare un nuovo modulo. Quindi passeremo a scrivere il titolo facendo clic sulla form che si apre, a scrivere il titolo della nostra form. In seguito possiamo scrivere una descrizione estesa di questa form. Fatto questo, possiamo passare a continuare a compilare le varie form successive. La seconda che compileremo è quella relativa alla ricezione del cognome e nome dello studente. E qui gli daremo un titolo e sulla destra troveremo un menu a tendina in cui per questo tipo di risposta dovremo selezionare il tipo di form paragrafo. Una volta che si è fatto questo, potremo rendere obbligatorio la compilazione di questa form facendo clic sul pulsante in basso a destra. Quindi passeremo ad aggiungere la prossima form facendo clic sul più che si crea nella barra che c'è nella barra degli strumenti sulla destra. La seconda form che creeremo sarà quella relativa alla ricezione delle mail degli studenti, quindi in questo campo scriveremo il nome della form e sulla destra questa volta selezioneremo nel menu dei paragrafi la form di tipo risposta breve. Quindi renderemo obbligatoria anche questa form. La forma successiva che creeremo, sempre col solito pulsante più, è quella relativa al numero di matricola degli studenti. E anche questa utilizzeremo la tipologia risposta breve e la renderemo anche questa obbligatoria. Inoltre in questa form compare una scritta sotto, noi semplicemente faremo clic su rimuovi. La form successiva che andiamo a creare con il solito pulsante più è quella che riguarda l'anno di corso. Quindi scriveremo anche in questo caso il titolo della form e poi in questo caso selezioneremo
scelta multipla per dare la possibilità allo studente di selezionare il proprio anno. Quindi inseriremo il nome della prima opzione e poi di seguito aggiungeremo tutte le successive. A questo punto passeremo a creare la form successiva che è relativa al corso di indirizzo. Anche qui lasceremo la scelta multipla e inizieremo a trascrivere via via tutti i vari corsi possibili. Naturalmente io sto scrivendo tutti quelli presenti all'Accademia di Belle Arti di Firenze, ma voi vi potreste limitare a un unico corso possibile o non mettere questa opzione, se no, questo form, se non lo volete. Adesso mi interrompo con la registrazione e riprendo quando avrò finito. Una volta che avremo finito di inserire tutti i vari corsi di indirizzo possibili, renderete obbligatorio anche questa form, come avete fatto per le altre. E siccome non era stato fatto su tutte le altre, mi assicuro che sia fatto su tutte. Quindi, una volta che si è completato anche questo aspetto, potremo passare ad aggiungere un'ulteriore ed ultima form, che è quella che chiede il consenso al trattamento dei propri dati personali. E quindi qui ci metteremo una frase tipo questa: consenso al trattamento dei propri dati personali per le esclusive finalità della didattica dei corsi presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze. Anche qui metteremo una scelta multipla e lasceremo la possibilità allo studente di scegliere sì oppure no, e renderemo naturalmente obbligatoria questa opzione. A questo punto il nostro form è concluso e l'altra cosa che potremmo fare è quella di dare un limite di tempo al nostro Google Form. Per farlo bisogna andare a selezionare i tre pallini che ci sono in alto a destra e lì bisogna scegliere l'opzione componenti aggiuntivi. Se non apparirà il vostro componente aggiuntivo che cercavate, dovremo scriverne il nome nel campo di ricerca e a quel punto potremo farci clic sopra. Dopodiché potremo fare clic sul pulsante Installa e qui avrà bisogno di dare l'autorizzazione alla sua installazione. Una volta che la
componente aggiuntivo è stato installato, lo potremmo utilizzare. E lo troveremo sulla destra del nostro modulo. Quindi, tornando ai nostri moduli, potremo trovare form limiter tra i componenti aggiuntivi, selezionarlo e lì utilizzarlo per settare un limite di tempo alla scadenza della compilazione del form da parte dello studente. Per farlo dovremo selezionare Select e lì nel menu a tendina selezionare Date and Time. Si aprirà una schermata in cui dovremo inserire la scadenza. Utilizzando Select Date e Select Time, noi potremo impostare l'orario di scadenza entro cui lo studente potrà compilare il form. Vi consiglio anche qui di scrivere, togliere il messaggio in inglese e scrivere Google Form è scaduto, che sarà il messaggio che verrà fuori qua dopo la data di scadenza. Quindi faremo clic su Save and Enable per confermare questa scadenza e nella descrizione del corso scriveremo che il Google Form scadrà il giorno 20 marzo 2020 e quindi l'iscrizione va fatta entro tale termine. Una volta che si è concluso anche questo passaggio, potremmo condividere il link al form per permettere l'iscrizione agli studenti. Per farlo bisognerà creare un link e questo è possibile facendo clic sul pulsante invia, dopodiché sulla catenina dei link e quindi sull'opzione abbrevia URL. Questo crea un URL abbreviato che noi potremo copiare e spedire ai nostri studenti. E invieremo la nostra mail. A questo punto lo studente riceverà la vostra mail e potrà collegarsi a quel link dove potrà trascrivere il proprio nome e cognome. Propria mail, il proprio numero di matricola, selezionare il proprio anno di corso, l'indirizzo e dare il consenso e poi inviare la risposta. E così potranno fare anche gli altri studenti. Dopo che saranno state compilate agli studenti le risposte, noi potremo rivederle all'interno del nostro modulo attraverso il pulsante risposte. E qui noi potremo vedere tutte le statistiche delle risposte e la cosa più interessante è potremo esportarle in un foglio di lavoro di tipo Excel. Facendo clic su Crea si creerà un foglio di lavoro Excel.
Questo file Excel potrà essere scaricato nel formato che preferite, direi Microsoft Excel ad esempio, e quindi in seguito lo potrete aprire con il vostro programma e gestire nel modo che volete. Per esempio, potrete dirgli di ordinarlo per la colonna del corso di pittura, e quindi da dati ordina si sceglie il corso di indirizzo e di seguito si vuole il nome e cognome dello studente e di seguito ancora la sua email. In questo modo avremo ordinato tutto gli studenti a seconda dei corsi, quindi prima lo studente di decorazione, poi i tre studenti del corso di pittura e poi quelli del corso di scultura, di cui si vedrà i loro nomi e cognomi e le relative mail, altrimenti si può chiedergli di ordinarlo per cognome e nome, per primo, di seguito la mail e in seguito ancora il corso di indirizzo, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo che avrete fatto le vostre prove di utilizzo del vostro form, vi consiglio di cancellare, selezionandole, le varie righe che si sono create come risposte e ugualmente da qui cancellare tutte le risposte dalle risposte che sono state date al vostro modulo, ovvero quelle che voi avete creato per prova. L'ultima cosa che potete fare sul vostro modulo è farne una copia se dovete fare recepire l'iscrizione a più corsi. Per fare questo basta andare in alto a destra nei soliti tre pallini e selezionare Crea una copia. Qui scriverete il nome della copia e a quel punto voi avrete un secondo modulo in tutto e per tutto identico a quello precedente, a cui potrete cambiare il titolo e eventualmente buttare via un form se non vi interessa, con il cestino, o fare tutto quello che voi vorrete fare. I form voi li potrete ritrovare andando, i vari form che create, andando alla home dei moduli, dal pulsante in alto a sinistra, e lì ritrovate tutte le cose che avete fatto, tra le quali c'è l'ultima copia che avete fatto, che potete decidere di cancellare, di rimuovere dai vostri moduli, così come potete decidere di rinominare il modulo che avete fatto con il titolo del modulo stesso, ovvero iscrizione al corso di storia dell'arte del professor Marcel Duchamp, a cui diamo il contributo di questo tutorial, dedichiamo questo tutorial al grande maestro. È tutto, grazie e arrivederci.